Ok, allora direi di iniziare. Vediamo subito il libro di testo e le cose che c'erano per oggi. Credo di avere erroneamente riassegnato l'esercizio numero 30, me ne sono accorto dopo. Vabbè, quelli nuovi erano il 26 e il 29. A parte l'inizio con le leggi di Keplero, che adesso vedremo. Intanto diamo un'occhiata all'esercizio 26. Allora, in un orologio da parete, la lancetta delle ore di massa 80 grammi è lunga 4,5 cm, mentre quella dei minuti di massa 95 grammi è lunga 7,5 cm. La lancetta dei secondi, infine, è lunga 8,0 cm e la sua massa è di 110 grammi. Quanto vale complessivamente l'energia cinetica di rotazione di tutte e tre le lancette? Questa è la prima domanda alla quale cercheremo di dare risposta in modo puntuale, con tutti i contributi, però poi c'è un'altra domanda che riguarda un ragionamento che possiamo fare sugli ordini di grandezza. Qua dice: è possibile trascurare alcuni contributi? Così a occhio, senza guardare gli altri dati, secondo voi, quale dei dati forniti può essere trascurato? Cioè delle lancette presenti nell'orologio, quale può dare contributo essenzialmente trascurabile all'energia cinetica del sistema? La prima risposta che mi viene in mente quale può essere, anche senza guardare i dati forniti dall'esercizio? Quella delle ore. Esattamente, perché Infatti. è quella che si muove più lentamente di tutte, in modo sensibilmente più lento di tutte le altre. È quella probabilmente che dà il contributo maggiore, invece, chiaramente qui dovreste arrivarci a questo punto, quella dei secondi è quella che si muove più rapidamente. Ovviamente bisogna dare un'occhiata alle masse per capire se i momenti di inerzia in qualche modo sono molto diversi, però qui a questo punto andiamo a guardare i dati e vediamo che c'è una massa di 80 grammi per la lancetta delle ore, una massa di 95 grammi per quella dei minuti e 110 grammi per quella dei secondi. Quindi sostanzialmente le masse sono diverse, ma tutte abbastanza simili come ordine di grandezza, quindi di fatto conterà la velocità con cui si muovono. Quindi è probabile che, anche se lo inseriamo all'inizio nelle formule, il valore dell'energia cinetica della lancetta delle ore sarà trascurabile. Intanto noi vediamo come calcolare il momento di inerzia e quindi poi l'energia cinetica di rotazione legata a una qualsiasi di queste tre lancette. L'idea è questa: voi avete un'asta fissata in un punto, questo è il centro attorno al quale ruotano tutte le lancette. Andiamo a disegnare l'asta, supponiamo che sia questa. Questa è una qualsiasi delle tre lancette. Ne conosciamo la lunghezza, L, e ne conosciamo la massa. Chiaramente si suppone che la massa sia distribuita uniformemente, cioè che la lancetta non abbia una forma particolare, sia perfettamente dritta, è un'asta omogenea. Sotto questa ipotesi, noi di fatto cerchiamo il momento di inerzia di un'asta uniforme. Ricordiamoci che per un'asta sottile e uniforme, noi conosciamo il valore del momento di inerzia rispetto ad un'asse passante per il suo centro. Quindi un asse così fatto: se l'asta ruota attorno ad un asse passante per il centro, noi sappiamo che il momento di inerzia, I0, è dato da 1/12 per la massa per la lunghezza dell'asta al quadrato. Se però invece facciamo ruotare l'asta attorno ad una sua estremità e non più per il centro, interviene il teorema di Huygensteiner. E quindi si tiene conto della distanza fra i due assi di rotazione, che è chiaramente pari a metà della lunghezza dell'asta. Per cui, per calcolare il momento di inerzia, si deve sommare al momento di inerzia già calcolato, quello rispetto all'asse passante per il centro, il prodotto della massa per questa distanza al quadrato, quindi L mezzi al quadrato. E questo ci porta 1/12 ML al quadrato più ML al quadrato quarti. 1/12 più 1/4 viene 1/12 più 3/12, quindi viene 4/12 ML al quadrato, ovvero 1/3 massa per lunghezza dell'asta al quadrato. E questo ragionamento è valido per una qualunque delle tre lancette, quindi praticamente possiamo usarlo poi a ripetizione cambiando i dati per tutte e tre le lancette.
A questo punto io controllo un attimo se nel frattempo è arrivato qualcun altro. No. Ok. Possiamo calcolare il momento angolare, scusate, non il momento angolare, il momento di inerzia l'abbiamo calcolato, possiamo calcolare l'energia cinetica legata alla rotazione. Sappiamo che l'energia cinetica è data da 1/2 per il momento di inerzia per la velocità angolare al quadrato. Se guardate i dati dell'esercizio, non sono forniti i valori di velocità angolare, ci sono le masse, ci sono le dimensioni geometriche, ma nessun valore di velocità angolare. Però dice anche che sono rispettivamente la lancetta dei secondi, dei minuti e delle ore, per cui le velocità angolari sono tutte già direttamente calcolabili. Si fa tipo 2π greco fratto il periodo? Esattamente, 2π greco fratto il periodo, quindi di fatto non c'è bisogno di passare per la lunghezza della circonferenza perché non, ai fini della velocità angolare le dimensioni non contano, conta soltanto quanto tempo impiega l'asta a fare un giro completo. E noi questi tempi li conosciamo. La lancetta delle ore impiega 20, 12 ore, la lancetta dei minuti impiega un'ora e quella dei secondi impiega 1 minuto. Quindi conosciamo i 3 periodi. E a questo punto possiamo direttamente passare al calcolo, quindi abbiamo omega s, lancetta dei secondi, omega m, lancetta dei minuti, e omega o, quella delle ore. 2π greco fratto 60 secondi, poi abbiamo quella dei minuti che è 2π greco fratto un'ora, e infine quella delle ore che è 2π greco fratto 12 ore. Chiaramente poi convertiamo tutto in secondi, così abbiamo radianti al secondo come unità di misura. Radianti, radianti e radianti. E chiaramente un'ora diventa 2π greco fratto 3600 radianti al secondo, e per quanto riguarda invece quella delle ore, è 3600 per 12, sarebbe 86.400 se fossero 24 ore, quindi è 43.200 se non ricordo male. Quindi a questo punto bisogna solo andare a completare il calcolo di queste tre velocità angolari e quindi poi calcolare l'energia cinetica specificandola per i 3 casi, quella della lancetta dei secondi, quella della lancetta dei minuti e quella della lancetta delle ore, e poi vanno sommate tutte e tre. 1/2, qua abbiamo un momento di inerzia della lancetta dei secondi, momento di inerzia della lancetta dei minuti, momento di inerzia della lancetta delle ore, omega m al quadrato, omega s al quadrato e omega o al quadrato. Inserite i dati, ricordandovi che i rispettivi momenti di inerzia possono essere tutti calcolati con la stessa formula, mettendo in ognuno dei casi la massa e la lunghezza delle rispettive lancette, e avete i valori delle energie cinetiche. Già si vede qui che i valori di omega, che tra l'altro poi sono al quadrato, sono sensibilmente diversi, quindi è probabile che a fare la parte del leone nel determinare questa energia cinetica sia la lancetta dei secondi, che tra l'altro, se non sbaglio, è pure quella con la massa più grande. Poi adesso facciamo il calcolo numerico con la sola lancetta dei secondi. È probabile che ci avviciniamo al risultato complessivo. Quindi facciamo il calcolo solo per questa. Qua abbiamo 1/2, poi abbiamo 1/3, la massa della lancetta dei secondi, se non sbaglio, è 110 grammi, quindi abbiamo 0,110 kg. Lo controlliamo subito. Sì, 110 grammi. E poi 8,0 cm è il valore della lunghezza. Quindi c'è L al quadrato. Quindi abbiamo 8,0 per 10 elevato a meno 2 metri al quadrato, e poi c'è la velocità angolare che è 4π greco quadro fratto 3600, che è il quadrato di 60, e possiamo mettere secondi alla meno 2. Nel momento in cui compaiono lunghezze, vi ricordo che radianti scompare. Vediamo quindi come ordine di grandezza a cosa arriviamo. Abbiamo 1/2 per 1/3 che fa 1/6, poi per 0,110, poi c'è 8,0. Credo che convenga mettere mano alla calcolatrice. Ne prendiamo una.
Allora abbiamo un mezzo, cioè 0,5, poi diviso 3 per 0,110 per, aperta parentesi, 8 per 10 elevato a meno 2, chiusa parentesi al quadrato. E poi per 4 per 3,14 al quadrato diviso 3600 uguale. Allora qui viene fuori a tre cifre significative 1,29, se non sbaglio, lo ricontrollo, sì, 1,29 per 10 alla meno 6 joule. Dovremmo controllare le unità di misura, lo diamo un po' per scontato per adesso. 1,29 per 10 alla meno 6 joule. Se controllate il risultato nel libro di testo, qui dice 1,3 per 10 alla meno 6 joule. Quindi di fatto con l'arrotondamento a due cifre significative già il nostro risultato è completo. È evidente che i contributi dovuti sia alla lancetta dei minuti che a quella delle ore sono praticamente trascurabili perché molto diverse le velocità angolari. Quindi è chiaro? Al di là delle masse che magari possono essere non perfettamente verosimili. Va bene, questo in qualche modo ci dà un'idea di cosa può succedere con l'energia cinetica. Come al solito, l'energia cinetica dipende dal quadrato della velocità, quindi è quella che in buona parte comanda sul valore della grandezza. Va bene, diamo un'occhiata all'esercizio successivo e poi passiamo invece alla parte nuova di teoria, che poi non è tanto nuova, di fatto è un'applicazione dei concetti già studiati in questo capitolo al moto dei pianeti. Ma intanto diamo un'occhiata all'esercizio 29, se non sbaglio il 29, sì. Questo è stato dato ad una gara di Olimpiadi una ventina d'anni fa. Allora, un corpo di massa m uguale a 2 kg viene fissato all'estremità di un'asta rigida e fatto ruotare in un piano verticale lungo una circonferenza di raggio r uguale 60 cm, a una velocità angolare costante di omega uguale 5 secondi a meno 1, probabilmente intende 5 radianti al secondo. Determinare la forza esercitata dall'asta sul corpo nel punto più alto della traiettoria. Allora, bisogna intanto interpretare il testo per capire come è geometricamente configurata questa situazione. Qua dice che si tratta di un corpo di massa m2 kg fissato a un'estremità, non dice altro su questo corpo, quindi immagino che si tratti di un oggetto praticamente puntiforme, quantomeno approssimabile a un punto materiale, però è fissato all'estremità di un'asta rigida e poi fatto ruotare in un piano verticale. Quello che non dice con chiarezza, in effetti qua c'è un po' di ambiguità sul testo, è ruotare attorno a quale asse? Immagino, diamo un po' per scontato, visto che non dice altro, che la rotazione avvenga attorno all'altra estremità dell'asta rigida. Quindi adesso facciamo il disegno con la nostra interpretazione, non so se anche voi l'avete interpretato così. Quando dice lunga una circonferenza di raggio r uguale 60 cm, immagino che intenda che r uguale 60 cm sia di fatto la lunghezza dell'asta. La velocità angolare ce la dà e poi si tratta di calcolare le forze. Quindi supponiamo, facciamo un tentativo di interpretazione, che la situazione sia questa. Somiglia un po' all'esercizio precedente da questo punto di vista. L'asta la facciamo nella posizione verticale, visto che di fatto poi la chiede così. Questa è l'asta, poi c'è il corpo che è fissato all'estremità, disegniamolo come una pallina. E la rotazione teoricamente dovrebbe avvenire attorno a un asse passante per questo punto, quindi questo è il centro di rotazione. Se facessimo il disegno in forma tridimensionale, dovremmo disegnare in assonometria rispetto alla terza dimensione. Ecco, questo è l'asse di rotazione. E quindi la velocità, lineare di questo corpo è questa, quando si trova nella parte più alta. E allora riprendiamo un attimo il discorso. Nel disegno che abbiamo fatto, vi dicevo, l'interpretazione che sembra essere quella corretta, poi vediamo in base ai risultati, è quella di un'asta vincolata ad un'estremità con un corpo appeso nell'altra estremità. Questa
che sta ruotando su una traiettoria che di fatto è circolare. Dobbiamo capire proprio nell'istante in cui si trova nella parte più alta quant'è la forza esercitata dall'asta. Determina la forza esercitata dall'asta sul corpo nel punto più alto della traiettoria. Allora, vediamo intanto se ci sono più strade per risolvere questo problema. Se ragioniamo dal punto di vista di un moto circolare uniforme, in questo istante chiaramente la forza esercitata dall'asta risulta essere la forza centripeta insieme alla forza di gravità. Anzi, lo faccio di un colore diverso così si vede. Quindi per poter viaggiare su traiettoria circolare, questo corpo deve essere sottoposto a forza centripeta diretta verso il basso. Chiaramente a influire su questa forza centripeta sono due contributi, uno eventualmente la forza vincolare dell'asta e l'altro è la forza di gravità di questo oggetto. E noi sappiamo che la forza centripeta complessiva quindi è data dal contributo della forza peso più la forza vincolare. La forza peso la conosciamo. Ed è data dalla massa di questo corpo per l'accelerazione di gravità e la forza vincolare invece è quella da determinare in base alla velocità di rotazione. Precisamente, se noi riusciamo a trovare la forza centripeta, possiamo calcolare la forza vincolare FV, che è quella che ci sta chiedendo il testo, come differenza tra la forza centripeta e la forza peso. D'altro canto, la forza centripeta può essere calcolata moto circolare uniforme come massa del corpo per la velocità di rotazione al quadrato fratto il raggio della traiettoria, dove il raggio non è altro che la lunghezza dell'asta, quindi è questa lunghezza qui. Se me la fa scrivere, ok. Tanto controllo un attimo se Angelo sta tornando. Allora, forza centripeta, massa per velocità al quadrato fratto raggio. E quindi andiamo a inserire questa qui e massa per accelerazione di gravità la inseriamo qui e vediamo che si ottiene forza vincolare uguale massa per velocità al quadrato fratto raggio meno massa per accelerazione di gravità, ovvero massa raccolta fattor comune. V al quadrato fratto r meno l'accelerazione di gravità. Vediamo se i dati del problema sono già sufficienti a dare questa risposta. Allora, c'è il raggio della traiettoria, quindi la lunghezza dell'asta, questa ce l'abbiamo. Poi c'è il valore della velocità angolare e poi c'è la massa del corpo. La massa del corpo è il dato che serve qui, il raggio serve qui. L'accelerazione di gravità la conosciamo e poi manca la velocità lineare. La velocità lineare però a sua volta può essere scritta come velocità angolare per il raggio. E quindi qui possiamo anche scrivere massa per velocità angolare al quadrato, raggio al quadrato fratto raggio meno accelerazione di gravità. Semplifichiamo. E otteniamo massa per omega quadro r meno g. Con questa informazione quindi dovremmo ottenere il valore che stavamo cercando. Proviamo a mettere i dati e vediamo se ci siamo. Intanto ricontrollo. Ok. 2 kg è la massa, 60 cm il raggio e 5 secondi a meno 1 la velocità angolare. Qui quindi abbiamo 5 al quadrato secondi a meno 2, raggio è 0,60 metri, qua abbiamo 9,8 metri su secondi al quadrato. Due chilogrammi per 5 al quadrato è 25 per 0,60. 25 per 0,60 significa 2,5 per 6. Se fosse per 0,5 verrebbe 12,5.
venire 15 se non sbaglio, meno 9,8. Se così è, siamo a 15 meno 9,8 metri su secondi al quadrato. Da notare che abbiamo secondi a meno 2 e metri che ci dà metri su secondi al quadrato. E quindi siamo a 15 meno 9,8 viene 5,2 per 2, il risultato è 10,4 Newton, che arrotondato a due cifre significative fa 10 Newton, che dovrebbe essere il risultato corretto. Possiamo provare a vedere, effettivamente ci dà questo risultato qui. Questo esercizio Sì. le unità di misura Sì. me le può far rivedere per favore? Perché Nella parte finale, sì, adesso ricontrolliamo un momento. Fino a qui abbiamo solo formule. ah, Dopodiché. ok, perché c'è no, mi mancava questo metri E allora, metri viene avevo fuori dalla sostituzione del raggio, che è 0,60 metri. La velocità angolare mi fornisce il secondi al quadrato a dividere, cioè secondi alla meno 2. Ovviamente l'accelerazione di gravità è già di suo, metri su secondi al quadrato. La sottrazione deve essere fra due grandezze compatibili, quindi devono essere tutte e due in metri su secondi al quadrato, e ci siamo. A quel punto sì, tutto il ok. contenuto tra parentesi è metri su secondi al quadrato, moltiplicato per chilogrammi mi dà newton. Va bene, grazie. Di nulla. Eccoci qui. Probabilmente voi avete già avuto qualche nozione sulle leggi di Keplero in scienze, non so se al primo o al secondo anno, parlando di moto dei pianeti. Le leggi di Keplero sono state formulate sulla base di osservazioni. La cosa interessante, qui c'è, diciamo, una nota di natura storica, è che quando è stata scritta l'opera da parte di Keplero sul moto dei pianeti, il telescopio non era ancora stato inventato, per cui di fatto le leggi di Keplero sono il risultato di anni e anni di osservazioni sulla posizione dei pianeti fatte a occhio nudo, facendo misure rispetto alla posizione rispetto agli altri corpi celesti. E raccogliendo tutti i dati, diciamo che dedurre come si muovono effettivamente i pianeti in un modello eliocentrico, che non è una cosa banale visto che stiamo parlando dell'inizio del XVII secolo, è una conclusione abbastanza forte da raggiungere, quindi l'opera di Keplero è sicuramente di altissimo valore sia scientifico che storico. Le leggi sostanzialmente sono leggi descrittive, ci spiegano cosa succede nel moto dei pianeti, ma non il perché. D'altro canto, Keplero il perché allora non lo sapeva, però ha dedotto il come, cioè come i pianeti si muovono. Tanto per cominciare, c'è una prima legge che è proprio puramente descrittiva, ci dice che le orbite dei pianeti sono matematicamente delle ellissi, in cui il Sole occupa uno dei fuochi. L'ellisse che è qui disegnata è un po' molto schiacciata rispetto a quelle che sono effettivamente le orbite dei pianeti. Le orbite dei pianeti sono ellittiche, però non dovete pensare a dei fuochi così distanziati, diciamo. L'ellisse è qualcosa che somiglia un po' ad una circonferenza a due centri. E voi sapete che la circonferenza è il luogo dei punti del piano che sono equidistanti dal centro. Se io faccio lo schema, definendo la circonferenza come luogo geometrico, l'uso del compasso per poterla disegnare deriva proprio dalla definizione. Si fissa la larghezza del compasso e, una volta scelto il centro della circonferenza, voi con il compasso disegnate tutti e soli i punti che sono equidistanti dal centro con una distanza fissata da voi, e questa distanza la chiamate raggio. Ora immaginate di fare un'operazione di questo genere. Togliamo il compasso, invece di fissare un solo punto, ne fissate due, che chiamiamo fuochi, magari uno qui e uno qui, li chiamiamo rispettivamente fuoco numero 1 e fuoco numero 2. Dopodiché immaginate di legare a questi due punti, immaginate che i due punti siano sul suolo con la sabbia, voi fissate due paletti,
A questi paletti legate una corda che ha una sua lunghezza, quindi all'inizio è una corda che ha semplicemente un andamento di questo tipo, è fissata in questi due punti, però se voi andate a inserire una matita o un altro bastoncino, catturate la corda con questo bastoncino e poi la tirate, vi ritrovate con una situazione di questo genere. La corda è tesa. La matita o il bastoncino si trova qui, dopodiché voi spostate verso sinistra o verso destra, in senso orario, in senso antiorario, questo bastoncino lasciando una traccia sulla sabbia o sul foglio, se si tratta di una matita. Chiaramente quella che rimane invariata è la lunghezza della cordicella, non le due lunghezze di 1 e di 2. Queste due cambiano, però se diminuisce di 1 aumenta di 2 e viceversa. Quindi di fatto rimane costante la somma di D1 e D2. È qualcosa di un po' più articolato rispetto alla circonferenza. Nella circonferenza si mantiene invariata un'unica distanza, qui si mantiene invariata la somma delle due distanze. La curva che viene fuori è un'ellisse e ha esattamente la forma che vedete qui. Qua c'è proprio lo schema della matita con il laccio legato. E i due fuochi fanno da riferimento. Viene fuori una curva che somiglia ad una circonferenza schiacciata in una certa direzione. Chiaramente può essere più o meno schiacciata a seconda di quanto sono distanti i due fuochi. Di fatto poi vi accorgerete quando studierete più in dettaglio come è fatta l'ellisse da un punto di vista matematico che se avvicinate i due fuochi fino a farli coincidere in un solo punto, ottenete come caso particolare una circonferenza. Quindi la circonferenza risulta essere un caso particolare dell'ellisse. In generale le orbite dei pianeti sono ellittiche e il Sole, il centro di rotazione, occupa uno dei due fuochi di questa ellisse. Poi chiaramente non parliamo semplicemente di raggio, al massimo si parla di raggio medio, si parla semmai di semiasse maggiore e di semiasse minore, che sono rispettivamente questa distanza misurata sulla parte più lunga e poi la distanza perpendicolare che si chiama semiasse minore. A seconda di quanto sono differenti questi due semiassi, l'ellisse è più o meno schiacciata. Fin qui ci siamo, è una cosa che dovreste già aver sentito, è la prima legge di Keplero, ci dice che forma hanno le orbite, non dice molto altro. Più interessante per noi, ad questo punto, sarà la seconda legge di Keplero, che già introduce qualcosa di quantitativo. Nella seconda legge di Keplero, il segmente che unisce il Sole a un pianeta spazza, cioè copre durante il moto del pianeta, aree uguali in intervalli di tempo uguali. Cosa vuol dire spazza? E allora io adesso vado ad aprire GeoGebra per farvi vedere un modello dinamico di una situazione del genere. Ok, adesso andiamo a disegnare un'ellisse. Questa potrebbe essere l'esempio di un'orbita. Andiamo a fissare un punto. Su questa curva. Lo ingrandiamo un po' e lo coloriamo. Ecco, questo potrebbe essere il pianeta che si muove sull'orbita. Ora dovete pensare una cosa, supponiamo che il Sole si trovi ad esempio qui, supponiamo che sia questo uno dei fuochi, andiamo a tracciare il segmento che unisce il fuoco con il pianeta. Se noi adesso facciamo muovere il pianeta, quello che vedete è il raggio vettore che indica la posizione del pianeta che si allunga e si accorcia man mano che il pianeta si muove lungo la sua orbita. Durante un intervallo di tempo piccolo, chiaramente questo raggio va a spazzare l'area all'interno della curva, descrivendo, se consideriamo un intervallo di tempo abbastanza piccolo, una sorta di triangolo. Non è esattamente un triangolo, ma ci somiglia. Questo
E allora, se vedete qui, ci sono due situazioni in corrispondenza della parte più vicina del pianeta al Sole, quella che viene chiamato perielio, e il momento in cui il pianeta si trova nella parte più lontana, che viene chiamato afelio, e vengono descritti due tratti di orbita percorsi durante uno stesso intervallo di tempo, nella parte più vicina e nella parte più lontana. Quello che succede è che sulla base della seconda legge di Keplero, le due aree di questi due pseudotriangoli dovrebbero coincidere. Questo è ciò che dice la legge di Keplero. Ora, noi dobbiamo capire se questa legge, che descrive una relazione matematica riguardante queste aree, se ha una qualche giustificazione sulla base delle leggi fisiche da noi conosciute, in modo tale da legare la legge di Keplero a leggi fondamentali, come noi le abbiamo studiate. E allora noi adesso indichiamo con R1 ed R2 rispettivamente i raggi, le distanze del pianeta dal Sole nei due casi, quando si trova più lontano e quando si trova più vicino. In questo caso noi ci troveremo in una situazione di questo genere. Il primo raggio R1, quello più piccolo, il secondo raggio R2, quello più grande, quindi abbiamo R1 minore di R2. Chiaramente, nei due casi, in generale, la velocità del pianeta sarà diversa. In momenti diversi dell'orbita, la velocità cambia, è quello che succede quando l'orbita è ellittica. Quindi abbiamo anche una velocità scalare V1, una velocità scalare V2, mentre invece quella che rimane invariata è la massa del pianeta. Aree uguali in tempi uguali, dice la seconda legge di Kepler. Allora, consideriamo un intervallo di tempo delta t abbastanza piccolo, in modo da far sì che, qua forse le ampiezze di questi triangoli sono un po' esagerate, da far sì che queste due figure somiglino il più possibile a dei triangoli. Ciò che manca del triangolo è il fatto che la base di questo triangolo in realtà non è un segmento, ma è curva. Quindi dobbiamo immaginare che se fosse esattamente un triangolo potremmo calcolare l'area come un mezzo base per altezza, ed è quello che noi faremo anche per un triangolo curvo nel caso di una circonferenza. Questa formula funziona ancora. L'unico problema è che qui dobbiamo approssimare, utilizzare questa come formula approssimata. L'approssimazione è tanto migliore quanto più l'intervallo di tempo delta t è piccolo. E allora in questo caso le aree A con 1 e A con 2 dei due triangoli, i due pseudotriangoli, valgono rispettivamente un mezzo base per altezza, un mezzo base per altezza, però le altezze, se guardate, corrispondono con i raggi R1 ed R2. Per quanto riguarda le basi, invece, sono le distanze percorse. E allora, la distanza percorsa, chiaramente, è il prodotto, della velocità per l'intervallo di tempo. Questa è la distanza percorsa, delta S1. E anche qui abbiamo la velocità per l'intervallo di tempo, e questa è delta S2. Dopodiché le altezze sono rispettivamente il raggio R1 e il raggio R2. In questo modo abbiamo per la prima area un mezzo V1 R1 delta T, e per la seconda area un mezzo V2 R2 delta T. Se ci sono dubbi, fermatemi in qualsiasi momento, eh. Allora, la seconda legge di Keplero. Dice che le due aree, A con 1 e A con 2, devono essere uguali. Proviamo ad imporre questa uguaglianza per capire cosa significa da un punto di vista di alcune grandezze fisiche conosciute. Noi ci ritroviamo con un mezzo velocità 1 R1 per delta t uguale un mezzo velocità 2 R2 per delta t. Un mezzo e un mezzo si può semplificare, anche l'intervallo di tempo si può semplificare perché è lo stesso. Ci ritroviamo con una importante uguaglianza: il prodotto della velocità 1 per il raggio R1 uguale al prodotto della velocità 2 per il raggio R2. E qui già c'è una prima importante relazione di proporzionalità inversa. La velocità con cui si muove il pianeta lungo la sua orbita è inversamente proporzionale alla sua distanza dal Sole. In sostanza, quando è più vicino al Sole si muove più velocemente, quando si allontana si muove più lentamente. Non solo, se adesso andiamo a inserire come fattore la massa, cioè andiamo a moltiplicare per la massa sia a sinistra che a destra, massa per
Velocità 1 per R1 uguale massa per velocità 2 per R2. Qualcuno di voi sa che cos'è il prodotto massa per velocità per il raggio? Vi ricorda nulla il prodotto massa per velocità per il raggio per un punto materiale che si muove attorno ad un centro di rotazione? Momento angolare. Momento angolare, esattamente. E adesso infatti andiamo a scrivere momento angolare qui. E per riconoscerlo basta vedere che il prodotto massa per velocità altro non è che la quantità di moto Q1 per il raggio R1. E anche qui abbiamo la quantità di moto Q2 per il raggio R2. Quindi di fatto il prodotto quantità di moto per distanza ci dà proprio il momento angolare. Momento angolare L1 uguale momento angolare L2. La seconda legge di Keplero di fatto ci dice che il momento angolare si mantiene costante durante l'orbita del pianeta. E quindi a questo punto noi dobbiamo ragionare all'inverso, non vedere la conservazione del momento angolare come conseguenza della legge di Keplero, perché la legge di Keplero è una legge descrittiva, ci dice cosa sta succedendo. Noi la legge di conservazione del momento angolare l'abbiamo vista come legge fondamentale che deriva dalla seconda legge della dinamica e quindi di fatto facendo i ragionamenti all'inverso, cioè partendo dal fatto che il momento angolare deve rimanere costante durante l'orbita, tornando indietro arriviamo alla seconda legge di Keplero, e cioè al fatto che il raggio vettore spazza aree uguali in tempi uguali, cioè prendendo un unico intervallo di tempo nei due casi troviamo le due aree uguali in due punti diversi dell'orbita. Quindi la seconda legge di Keplero in questo modo ha un suo giustificativo basato sulla conservazione del momento angolare. L'unica osservazione che potremmo fare qui, vi lascio riflettere un attimo, è perché siamo sicuri che il momento angolare durante l'orbita si conserva? Cosa è necessario che succeda affinché si conservi il momento angolare? Non è che il momento angolare si conserva sempre, è richiesta una condizione. Quale deve essere la condizione affinché il momento angolare sia costante nel tempo? Allora, il primo suggerimento che mi arriva è le forze esterne devono essere nulle. E questa condizione non ce l'abbiamo perché c'è la forza di gravità che il Sole esercita sul pianeta, qualunque esso sia, che sia la Terra o uno degli altri pianeti. Quindi le forze nulle no, cioè se le forze sono nulle il momento angolare si conserva, ma non è, questa è una condizione sufficiente ma non necessaria. Non è necessaria una condizione così forte. Perché tra l'altro qui le forze ci sono, c'è la forza di gravità. Sul pianeta agisce una forza. E quindi cosa deve essere nullo? Non tanto le forze esterne quanto la somma dei momenti delle forze. Esattamente, più che le forze devono essere nulli i momenti. E anche se qui c'è la forza di gravità che il Sole esercita sul pianeta, facciamo approssimativamente la nostra orbita ellittica, piazziamo il Sole in corrispondenza di uno dei fuochi, qui mettiamo il pianeta in un qualsiasi punto della sua orbita. La forza che il Sole esercita sul pianeta è diretta verso il Sole. D'altro canto, se noi calcoliamo il momento di questa forza rispetto al Sole, ci ritroviamo con due vettori che sono antiparalleli. Quindi quando andiamo a calcolare il momento di questa forza, facendo il prodotto R per F, abbiamo il prodotto vettoriale di due vettori antiparalleli e di conseguenza questo prodotto è nullo. Per cui la forza di gravità, sebbene sia presente, non modifica il momento angolare. Ecco che siamo nelle condizioni di conservazione del momento angolare e di conseguenza di validità della seconda legge di Keplero. Ci siamo fino a qui? Perfetto. Adesso andiamo a guardare, dare un'occhiata alla terza legge. Vi faccio notare che fino alla seconda legge di Keplero non è indispensabile che
La particolare forza di interazione tra il Sole e i pianeti entra in gioco. Noi non sappiamo da cosa dipende questa forza né quanto sia intensa. L'unica caratteristica che abbiamo dato alla forza di gravità è il fatto che agisce lungo la congiungente il pianeta con il Sole. Questa è l'unica richiesta che abbiamo fatto. E diamo un'occhiata alla terza legge di Keplero per vedere quale altra informazione in più ci può dare. Allora, terza legge di Keplero. I quadrati dei periodi di rivoluzione dei pianeti intorno al Sole sono direttamente proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori delle loro orbite. I quadrati proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori. Proporzionali vuol dire che il loro rapporto è costante. Quindi prendendo il quadrato del periodo e prendendo il cubo del semiasse maggiore dell'orbita si ottiene una quantità costante al variare del pianeta. Cioè prendiamo la Terra, prendiamo Giove, prendiamo Marte o uno qualsiasi degli altri pianeti, facendo il rapporto T quadro fratto alla terza dovremmo ottenere una costante. Dovete considerare che la costante K è costante finché parliamo del sistema solare. In realtà strutture simili con sistemi planetari ci possono essere attorno anche ad altre stelle. Ovviamente in questo caso il valore della costante non è garantito che sia lo stesso. Qui sul libro avete una tabella riassuntiva dei parametri riguardanti tutti i pianeti del sistema solare. Avete le masse dei pianeti, avete il raggio del pianeta, il periodo di rotazione, l'eccentricità dell'orbita, quindi per capire quanto le orbite sono schiacciate, il raggio medio dell'orbita, che potrebbe essere preso come stima del semiasse maggiore, e poi abbiamo il periodo di rivoluzione, cioè il tempo impiegato a fare un giro completo lungo l'orbita ellittica. Quello che si osserva chiaramente è che per i pianeti più esterni le orbite hanno una durata temporale sempre maggiore, quindi per esempio prendiamo il più vicino, Mercurio, avete un periodo di 88 giorni circa. Se prendiamo il più lontano, Nettuno, abbiamo un periodo di 165 anni, quindi passiamo da una frazione di anno ad un periodo lunghissimo di oltre un secolo, quasi diciamo un secolo e mezzo all'incirca. Se guardiamo i raggi delle orbite, passiamo per quanto riguarda Mercurio da 5 per 10 alla 10 metri, nel caso di Nettuno a un 4 e 5 per 10 alla 12 metri. Quindi vediamo che c'è una corrispondenza con il fatto che al crescere del raggio si ha una crescita del periodo di rotazione. Ci siamo fino a qui? Quindi esiste una relazione, se non altro quando cresce l'una cresce l'altra. Bisognerebbe capire se effettivamente facendo il quadrato del periodo e facendo il cubo del semiasse di rotazione si ottiene una grandezza costante. Questa è una cosa che potreste fare anche con un foglio elettronico inserendo i dati del raggio dell'orbita e del periodo di rotazione. Noi potremmo farlo con una coppia di pianeti soltanto. Prendiamo ad esempio il raggio dell'orbita di Mercurio e il suo periodo e vediamo se il rapporto tra questi due con le dovute potenze ci dà lo stesso risultato rispetto al pianeta Mercurio. Quindi prendiamo ad esempio raggio dell'orbita di Mercurio, abbiamo detto è 5,79 per 10 alla 10. Il periodo T di Mercurio è di 87,97 giorni. Per quanto riguarda invece Nettuno, abbiamo 4,50 per 10 alla 12. Il per quanto riguarda il periodo di Nettuno, abbiamo 26, no, 164,79 anni. Se le facciamo in inglese, li facciamo in inglese tutti e due. Ovviamente le unità di misura sono diverse, quindi poi bisogna convertire l'una nell'altra per fare il confronto. Guardiamo adesso la legge di Keplero, si parla di quadrato del periodo e di cubo del semiasse maggiore. Noi non abbiamo il semiasse maggiore, abbiamo il raggio medio, ma dovrebbe funzionare approssimativamente lo stesso. Quindi
Calcoliamo il quadrato del periodo di Mercurio fratto il raggio dell'orbita di Mercurio elevato alla terza e otteniamo 87,97 al quadrato fratto, e per quanto riguarda, no, scusate, ho scambiato i due dati. Allora, per quanto riguarda il periodo, abbiamo sì, 87,97 giorni al quadrato, e poi il raggio è 5,79 per 10 alla 10 metri alla terza. Facciamo la stessa cosa con i dati relativi a Nettuno, e abbiamo periodo di Nettuno al quadrato fratto raggio di Nettuno alla terza, e otteniamo. Per quanto riguarda il periodo, ovviamente i 164,79 anni vanno moltiplicati per 365,25, che è il numero di giorni presenti in un anno, perché altrimenti dobbiamo convertire anni in giorni, elevato al quadrato, questo sempre in giorni al quadrato, e sotto abbiamo 4,50 per 10 alla 12 metri alla terza. Se facciamo il conto con la calcolatrice, e poi oggi magari ci fermeremo qui. Allora, vediamo che cosa viene fuori con questi numeri. Cominciamo con 87,97 al quadrato diviso 5, 79 per 10 alla 10 al quadrato. No, deve essere alla terza, quindi facciamo a questo punto elevato alla terza. Se abbiamo fatto il conto correttamente, dovremmo avere 3,98, 99 per 10 alla meno 29. Ovviamente giorni al quadrato fratto metri alla terza. Vediamo se lo stesso risultato si ottiene anche con il secondo pianeta. 164,79 e per 365,25 uguale, eleviamo questo numero al quadrato e poi dividiamo per 4,5 per 10 alla 12 elevato alla terza uguale, e anche qui otteniamo 3,98 per 10 alla meno 29. Vi faccio notare che i due risultati sono quasi identici, a parte il 9 e l'8 sulla terza cifra significativa, vale il fatto che il rapporto fra il quadrato del periodo e il cubo del raggio dà lo stesso risultato. Quindi questo è il senso della terza legge di Kepler, il risultato delle osservazioni fatte sulle orbite dei pianeti. Quello che vedremo la prossima volta sarà una giustificazione di questo risultato alla luce di leggi fisiche, o quantomeno cosa Newton ha sulla base di queste osservazioni dedotto sulla forza di interazione fra il Sole e gli altri pianeti, e in generale fra due corpi celesti qualsiasi. Se ci sono domande o dubbi, altrimenti per oggi chiudiamo qui.